Ciao a tutti cari amici bianconeri, cari amici di Scorum Italia TV, bentornati a Due Uomini e Una Signora. Siamo giunti all'episodio numero 10, abbiamo raggiunto la doppia cifra. Io sono Fra Fio Matale. E io sono Spice Boys. Siamo insieme come al solito per parlarvi di Juve. E questa settimana in realtà è stata un po', chiedo subito al mio amico Omar, la settimana orribile della Juve di quest'anno, no? Prima o poi alla fine ci doveva anche capitare questa nostra prima puntata dove dobbiamo anche commentare una sconfitta. Eh sì, eh sì. Una sconfitta, una settimana un po' delicata, che oltre a questa sconfitta ci tocca parlare anche del bruttissimo pareggio in casa che scotta ancora, sia per come è avvenuto, sia per i punti persi. E Guarda, io comunque. ti dico solo che sto ancora scuotendo la testa dal momento del gol di Gervinho del pareggio, quindi sono con la mia Quasi immagino la tua testa è incredula, la tua esatto. faccia incredula. Incredulità all'ennesima Uguale, penso che abbiamo potenza. fatto tutti 11 milioni di venti, abbiamo visto colazione lì, abbiamo fatto così. Come si può, come si può. Vabbè, andiamo con ordine, partiamo da Atalanta e Juve. Allora, senza giri di parole, ci hanno asfaltato. Sì, allora, loro sono in un ottimo momento, noi penso siamo nel nostro peggiore momento. Io sono convinto che le sconfitte giustamente ci stanno, non si può pensare di vincere tutte quante le partite. Quello che fa male, secondo me, è come vengono questi risultati, perché un conto è perdere, un conto è come hai appena detto tu, essere asfaltati. Eh sì. Quello non piace a nessuno. In modo particolare l'uscita di Chiellini per infortunio che ha spostato De Sciglio a giocare accanto a Rugani è stato veramente Sì. un patatrac previsto e senza oddio, imprevisto neanche tanto perché io quando ho visto spostare De Sciglio in mezzo un po' le mani nei capelli ho Abbiamo pensato, visto. insomma. Sì, E in effetti De Sciglio quello. responsabile del primo e del terzo gol, quantomeno lui primo per una mancata marcatura e terzo per quello scellerato Perfetto, hai retropassaggio. fatto un esame perfetto della Ci ha situazione. messo del suo anche Sì. Cancelo, si è completato così il patatrac difensivo, no? Cancelo, eroe di qualche giorno prima contro la Lazio, lì ha fatto anche lui. Diciamo, è stata un po' tutta quanta la squadra. Era una serata no, in un periodo no, è capitato. Poi l'infortunio di Chiellini ha dato alla Sì. nostra disfatta. E comunque adesso si sono aperte giustamente varie polemiche anche sulla nostra situazione che abbiamo con i difensori, perché Certo. De Sciglio centrale è stata praticamente una scelta obbligata. Cáceres Non era pronto, forse per quella non era partita. pronto, era appena arrivato, non so neanche se abbia fatto un allenamento con i compagni, quindi comunque anche se fosse stato pronto Cáceres, non so che contributo maggiore avrebbe potuto dare. Sì. Io mi sono espresso abbastanza negativamente su questo acquisto qua, perché è un giocatore che negli ultimi anni ha fatto pochissime presenze, anche nella Lazio praticamente non era quasi mai titolare Sì, ed è è venuto a sostituire Benatia che pur avendo fatto poche presenze comunque era un difensore che poteva quasi equivalersi al duo titolare, quello che una squadra con certe ambizioni certo. deve avere. E quanto ce ne sarebbe bisogno oggi di avere Benatia in rosa e di dare Esatto, sì. almeno una minima certezza, per carità Benatia lo conosciamo nelle partite che contano, anche ha fatto errori grossolani come il rigore di Madrid. Però in un momento del genere in cui stai raschiando il fondo del barile, avere a disposizione un difensore esperto come Benatia sarebbe grasso che cola, no? Come si dice. Sì. Ne abbiamo avuto un esempio anche nella partita contro il Parma, dove abbiamo preso ben 3 gol, anche lì, 3-3 sono Sei gol 6. in due partite, non so da quanto tempo non li prendevamo. Lì Cáceres ha giocato, oddio, anche lì prestazione della coppia Sì. centrale. Tutto sommato io non è che abbia grossi appunti da No, fare, primo no? tempo soprattutto ha giocato anche Benino Cáceres, poi Rugani lo vedo sempre molto timido, sempre molto lontano, Rugani ha bisogno di un poca. Chiellini vicino. Rugani. Sì, non lo vedo cattivo il giusto, lo vedo sempre molto timido, lontano dall'attaccante, non mi dà per niente sicurezza. Esatto. E questo purtroppo a me preoccupa tanto, non solo, non tanto per il campionato, ma Per la per la coppa. nostra, esatto, è il nostro cuccio che
a questo punto la vedo ancora più dura comunque. Adesso si spera che Chiellini e Bonucci recuperino, o almeno uno dei due, almeno Chiellini, recuperi per la trasferta di Madrid, perché andare a giocare a Madrid, come avevamo, ahimè, sventuratamente profetizzato la scorsa settimana, andare a giocare a Madrid con Cáceres e Rugani. Sì, penso che sarebbe un'altra disfatta. Poi, Oddio, loro non stanno messi molto meglio di noi in no, questo allora esatto. momento. Tanti noi, esatto. Io che ho guardato anche, mi interessa ovviamente anche delle nostre avversarie. Anche l'Atletico Madrid gioca un pessimo calcio, come noi parliamo dello Stadio Juve, che non siamo contenti con loro. Giocano anche un pessimo calcio. Non sono neanche messi tanto bene in classifica. Non vanno alla grande. Teoricamente, noi siamo messi meglio di noi, però insomma nella partita secca è un avversario veramente tosto che ci potrebbe far tribulare, soprattutto grazie anche a queste defezioni che abbiamo. Anche perché io non so come l'hai vista tu, ma la partita col Parma, io non sono poi così, a parte il risultato ovviamente, ma così negativo sulla qualità del gioco espresso. Anzi, mi è sembrato fino al 3-1, quei pazzi 20 minuti finali, che la squadra avesse giocato con una ottima continuità offensiva, proponendo delle ottime geometrie offensive. Cristiano Ronaldo Un mostruoso. Poi cosa è successo? 20 minuti di po' di follia. sfortuna anche, abbiamo preso due pali Due che pali. purtroppo fanno parte del È gioco. giusto, giusto. E E è poi andata così, insomma, il calcio è bello anche per questo, però voglio dire, io non fosse stato per questi 20 minuti finali, non sarei così preoccupato. Questi 20 minuti no. finali hanno però cambiato il quadro insieme, perché vuol dire che la squadra ha ancora questi blackout che non si possono concepire, li ha dall'inizio dell'anno e non si possono concepire quando l'asticella si alza, cioè Champions League. Io credo che in Coppa non avremo certi blackout, però sono altrettanto sicuro che senza la coppia centrale titolare potremo avere tutta la concentrazione che vogliamo, ma i limiti dei giocatori rimangono. A proposito, io ti stuzzico, dato che come Vai, tanti vai. di noi siamo sempre lì che stuzzichiamo anche Allegri per il suo gioco, per le sue scelte. Questo fatto di non mettere Dybala, come hai visto, che poi Dybala purtroppo si è anche arrabbiato, è andato via negli spogliatoi prima. Allora, Cosa ne dici? Dybala è il grande spreco di questa stagione, secondo me, almeno nella posizione in cui sta giocando Allegri. Però attenzione, io non dico che sia tutta colpa di Allegri, un po' è colpa anche di Dybala. Nel senso, Dybala sta patendo parecchio, evidentemente, la presenza ingombrante di Ronaldo ed è incapace di mostrare quello che sa fare, come ha fatto negli anni precedenti. Io non so se questo sia dovuto appunto a questa specie di sudditanza psicologica che ha nei confronti di questo mostro che ha vicino, o se cos'altro ci sia, se sia scontento, eccetera. Certo, la posizione in cui sta giocando ora è assurda, e a volte Matuidi gioca davanti a lui di 15-20 metri e va lui a fare il terzo attaccante, Dybala sta a centrocampo, sono schemi fuori da ogni logica. Esatto, sì. Però insomma, la colpa secondo me sta un po' a metà tra il giocatore e metà tra Allegri che lo utilizza in una maniera sconsiderata. È vero, concordo. Comunque, te lo dico io, uscito Bernadeschi avrei messo Dybala. Sì, anch'io invece Allegri ha pensato di coprirsi con Emre Can, sono strategie che spesso non pagano. Non pagano anche stavolta, infatti abbiamo già altre volte abbiamo rischiato, come abbiamo detto tante volte, questa volta invece cioè, ci si è ritorta Anche perché contro. in queste situazioni dai dei messaggi negativi alla squadra e dai dei messaggi Bravo, incoraggianti agli esatto. avversari, perché Sì, questo fai si sta prendere più coprendo, fiducia. esatto, ti stai coprendo Sì, perché ci sì, sì. temi e la squadra dice: ah, il nostro allenatore pensa che possiamo subire il gol. Ci scattano questi meccanismi psicologici nei quali invece tu devi dire e devi trasmettere il messaggio ai tuoi di dire: noi siamo la Juve, siamo avanti 3-2, bene, il nostro obiettivo è fare 4-2, non difendere il 3-2. Questa è la Esatto. mentalità che deve avere una grande squadra e che ha un grande allenatore. Punto di interrogativo grosso quanto una casa, a questo punto sulla domanda che mi hai fatto prima, Allegri è sicuramente un grande allenatore, è abbastanza grande per puntare a certi obiettivi. Questo adesso lo vedremo fra Lo poco. vedremo fra poco, concordo anch'io.
Vediamo come ne usciamo da Madrid, ne sapremo di più probabilmente. Allora, oggi per voltare pagina e parlare di qualcosa di bello, è il compleanno di una grandissima star. Sai a chi mi riferisco? Ovviamente a CR7 che ha compiuto 34 anni. Ovviamente a lui. Posso leggerti, oggi ho scritto un articolo su Scorum, non mi vorrei autocitare, sì, ma questi dati ovviamente non li ho scritti io, li ho presi da chi ne sa più di me. Alcuni record di Cristiano Ronaldo, giusto per inquadrare il personaggio, no? Allora, l'unico calciatore al mondo ad aver vinto nello stesso anno solare Champions League, Europeo, Mondiale per club e Pallone d'Oro, record di vittorie del Pallone d'Oro, l'unico ad aver sfondato il muro di 50 gol in stagione per 6 anni consecutivi, calciatore che ha segnato più reti con la propria nazionale, se si considerano le squadre europee, è l'unico ad aver segnato in 4 edizioni consecutive di Europei e Mondiali, è il calciatore che ha segnato più reti nelle competizioni UEFA ed è il calciatore che ha vinto più edizioni del Mondiale per club e ha realizzato più reti nella storia del trofeo. Allora, uno con questi, come lo definiamo? Uno con queste caratteristiche, questi, diciamo, record, che ogni aggettivo sarebbe, non renderebbe l'idea, da campione, fuori classe, extraterrestre. Io più che altro tra tutto questo sono contento che gioca nella nostra squadra. Assolutamente. Assolutamente, assolutamente sì, sembrava così un sogno, soprattutto gli ultimi anni eravamo quasi abituati a comprare quasi quasi campioni oppure a venderne qualcuno, cioè, dai, accontentarci, accontentarci l'occasione. Sì. Sì, accontentarci, bravo, hai detto la cosa giusta. E comunque, anche se l'età per tanti è un'età avanzata, magari lo è anche, comunque su me può dare ancora un grandissimo contributo, lo sta dando, è capocannoniere in Serie A, ha fatto un gol decisivo nella Supercoppa italiana, certo l'attendiamo nell'appuntamento che più conta, dove è stato protagonista già per tantissimi anni, speriamo che non interrompa questa tradizione, ci porti più in là possibile. Eh sì. Qualcuno lo paragonava a Quagliarella e Zapata, perché questi mostri avevano fatto fino alla scorsa giornata più gol di lui. Insomma, la carriera di Ronaldo direi che parla da sé, no? Questi sono solo una parte dei record che ti ho letto, certo, di Ronaldo, sì. Lui ne ha molti di più. Insomma, adesso definirlo per campanile o per tifo avverso un giocatore del livello di Quagliarella e Zapata, con tutto il rispetto per questi due grandi giocatori, no? Forse siamo un po' troppo sminuendo. Tra l'altro, una cosa che mi capita quando guardo le partite della Juve, e io assicuro non mi era mai capitato in 40 anni che seguo la Juve, io sono quasi più contento del gol di Ronaldo rispetto al gol della Juve, non so se riesco a spiegarmi il concetto. Cioè, quando segna la Juve ma non segna Ronaldo, sì, gioisco, però se segna Ronaldo un'altra cosa. Beh, dà un'emozione diversa. Un'emozione è diversa, non lo so. Sì, è vero. Meno male che non sono solo io a pensare. No, penso che fa tanti lo stesso effetto. Benissimo. Allora, la prossima Sassuolo Juventus, dai, come la vediamo? È ora di riscattarci, di rimboccarci le maniche, testa bassa e di iniziare il cammino che abbiamo interrotto, perché adesso comunque i punti sono 9, sembrano tanti, ma basta qualche defaianza in più per rimettere in gioco, in discussione, un campionato che sembrava quasi chiuso con 11 punti, forse probabilmente anche noi un po' a scanso della scaramanzia l'avevamo quasi considerato chiuso, ma comunque 9 punti sono recuperabili, sono quindi niente. Spero. Dimmi. Non sono niente 9 punti alla fine. Sì, sono tanto, diciamo, ma non niente, sono niente, però, perché diciamo che, ma ci avessero chiesto inizio campionato, probabilmente avremmo messo la firma, sì, essere in questa, sì, posizione in questo momento. Sì. Però appunto non bisogna gestire più di tanto, bisogna vincere, bisogna prendere fiducia, rientrare in forma, perché comunque, sperando anche queste prestazioni siano frutto, come tanti dicono, del carico di lavoro che la squadra ha fatto nella sosta, ha fatto in questo periodo per essere più in forma adesso in primavera, quando le partite conteranno di più, ci saranno le partite di eliminazione diretta, anche il campionato entrerà nella fase più dura, più saliente. E io spero anche che sia così, perché oltre a defezioni dei singoli,
tutta la squadra che abbiamo visto ultimamente non mi ha convinto più di tanto. Forse sì, col Parma in effetti si è visto qualcosina in più, ma Certo, che con l'Atalanta che è stata proprio una gara orribile. sì, anche con la Lazio che Ma abbiamo anche con la vinto Lazio, comunque, vero. penso di non aver mai visto quest'anno una Juve così brutta, anche nonostante la vittoria. È vero, E è poi vero. alla fine non si può avere sempre comunque fortuna come la Lazio. Per l'ingenuità di Lulic siamo riusciti a portarla a casa. Sì, perché anche quello fondamentalmente, se Immobile non sbaglia quel tiro che butta dentro 9 volte Ah, su anche pure, 10, esatto, lì la partita la sì. perdi probabilmente. E Sì, non si... insomma, Allegri ha sostenuto che magari avremmo vinto quella di Bergamo, secondo me l'avremmo persa entrambi invece. L'avremmo perso entrambi, esatto, Pareggiando quella sì. col Parma sarebbe stata una crisi ben più nera di quella che. Sì, no, meno male che almeno quei punti lì li abbiamo portati a casa. Esatto. Tra l'altro la vittoria contro il Sassuolo sarà importantissima, anche perché non ci dimentichiamo che adesso bisogna mettere fieno in cascina, perché se la Juve andrà avanti, come tutti speriamo, in Champions League, ricordiamoci che abbiamo quel finale di stagione molto complicato, no? Dove tutti gli scontri diretti o i match clou fondamentalmente sono raggruppati nelle ultime Sì, giornate. è vero, ce Quindi l'abbiamo. perdere punti ora potrebbe pesare il doppio rispetto che perderli alla fine, quando magari i giochi, non dico siano fatti, ma abbastanza indirizzati. Volevo farti riflettere su una cosa adesso. Tu prima hai stuzzicato me, ora io voglio stuzzicare te. C'è un giornalista, molto noto, che oggi ha festeggiato il compleanno di Cristiano Ronaldo, festeggiato tra virgolette, insomma, ha ricordato il compleanno di Cristiano Ronaldo, sostenendo che la Juve oggi festeggia, oltre appunto i 34 anni di Ronaldo, anche il 22esimo anniversario dell'ultimo trofeo europeo vinto, la Supercoppa contro il Paris Saint-Germain. Allora, non so se sai il nome di questo giornalista o. Mi inizia con la P, Inizia magari. con la P e finisce con i stocchi. Insomma, è sempre un po', no? Cosa ne pensi di questo tweet Sì. Beh, un po'. ultimamente ci ho abituato a queste ultime battute che sanno soprattutto di rosicamento, più che altro, quindi diciamo anche per acchiappare, insomma, qualche simpatia di qualche squadra anti-juventina, allora lui ogni tanto se ne esce con qualche sparata. Qualcuno gli dà seguito e comunque. Ah sì, insomma, in certi ambienti è facile, basta sparare sulla Juve, il seguito Sì, lo si vai ottiene. Esatto. colpo sicuro. Ricordiamoci anche qualcuno fu disposto a credere che Tagliavento in Inter Juve dell'anno scorso pronunciò la frase nel recupero la vinciamo, quindi insomma. Sì, con tanto di vignette, addirittura Esatto. di nuvolette che non Esatto. so. Va bene, vogliamo Non fare ricordo. un'ultima. Abbiamo ancora un paio di minuti, no? Adesso vogliamo Sì? fare un ultimo sguardo sull'Under 23, non abbiamo mai parlato fino ad Sì, è oggi. vero. Che Sì? te ne pare di questo progetto? Adesso la stagione è un po' così, un po' altalenante, no? Siamo al 12° posto in questo momento. Però cosa ne pensi? È un progetto che può funzionare, che può portare benefici alla prima squadra? Sì, non so se ti ricordi, anch'io tempo fa ho scritto un articolo ben dettagliato su Scorum proprio su questo argomento, perché anche lì era arrivata qualche critica alla squadra che non stava andando bene, ha raggranellato un po' di sconfitte consecutive, tanti si chiedevano se era il caso di iscrivere questa squadra a questo campionato. Io dico subito che lo scopo della squadra Under 23 non è quella di vincere o stravincere il campionato come è quello lì della prima squadra, ma è quella appunto di crescere campioni fatti in casa oppure di altri giocatori presi da altre squadre, dargli un'opportunità di farli competere in un campionato professionistico, competitivo, invece che come al solito mandarli in qualche squadretta a fargli fare qualche panchino, qualche apparizione. Certo. E quindi secondo me è un progetto che in altri stati ha dato buoni frutti, non vedo perché comunque non dovrebbe dargli anche in Italia. E sono contento che per l'ennesima volta la Juve è stata una società all'avanguardia che ci ha visto lungo ed è stata la prima a scrivere questa squadra qui e speriamo di essere i primi a raccogliere
anche i frutti. Non so se anche tu sei della mia stessa idea. Sì, la sposo al 100% e aggiungo un dato che, per esempio, Messi, secondo voi da dove arriva? Arriva dalla cantera del Barcellona. Esatto, Messi sì. giocava nella squadra B del Barcellona, quindi ora io non sono così ottimista da sperare che nasca un Messi, ma magari sì, chi lo sa, tra le file dell'Under Alla lunga. 23 alla lunga. Però sicuramente adesso questo è il primo anno, quindi da considerare un po' un anno di transizione. Vedremo dal Sì. secondo, terzo anno, quando la squadra avrà preso già più confidenza con un tipo di campionato, saprà già più calarsi in una certa realtà, i giocatori avranno un anno in più di esperienza. Vedremo se porterà dei frutti alla prima squadra. Come dicevi giustamente tu, siamo sempre davanti a tutti, però. Prima è stato lo stadio, ora è la seconda squadra, la prossima non so se ne saranno magari altri mille ipod, altri mille esempi, però siamo sempre anni luce davanti a Esatto. noi. Bene, e con questo anni luce di vantaggio sugli altri vi salutiamo. Spero che vi siate divertiti, io vi saluto, passo la palla al mio caro amico Spice Boys. Io non posso fare altro che salutarvi, augurarvi una buona settimana. Ci vediamo la prossima settimana sperando di commentare nuovamente una vittoria della Juve. Un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao, un abbraccio a tutti, forza Juve, alla prossima, ciao!